Grande Fratello. Provvedimento di squalifica per un concorrente della casa Fravarrese, Anita, Letizia, Giuseppe o Rosy per come si sono comportati verso Beatrice. E adesso veniamo a parlarvi di quanto sta per accadere al Grande Fratello nella puntata di domani, dove saranno presi provvedimenti molto duri. Come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, il comportamento che hanno tenuto i concorrenti del Grande Fratello non è assolutamente piaciuto ad Alfonso Signorini e probabilmente nemmeno a Pier Silvio Berlusconi, anche se questo ultimo al momento non si è pronunciato. Ci riferiamo alla totale mancanza di empatia per il dolore che Beatrice Luzzi sta provando in questi giorni. Diciamo che levando Vittorio Menozzi, Stefano e Sergio, in generale tutti i concorrenti non hanno dato particolare dimostrazione di essere dispiaciuti per la tragedia occorsa a Beatrice Luzzi. Ma in particolare ci sono cinque concorrenti che a giudizio dei social e forse anche dei piani lati di Mediaset hanno ecceduto. In particolare ci stiamo riferendo a Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Rosy Cin, Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris. Infatti è un paio di giorni che si parla per loro di un provvedimento punitivo. Ossia un televoto flash che decreterà l'esclusione definitiva dalla casa per uno di loro. In molti esperti di gossip e del Grande Fratello che in questi giorni si stanno esprimendo in merito a quanto vi abbiamo raccontato. Nel particolare vi forniamo quanto dichiarato da Alessandro Rosica, ma ribadiamo sono in diversi che si stanno esprimendo con toni simili e che più o meno stanno dicendo le stesse cose, ossia che ci sarà un provvedimento di squalifica immediato per uno di loro. Dice Alessandro Rosica di quello che potrebbe accadere al Grande Fratello. In arrivo provvedimento ufficiale. Finalmente ci stiamo facendo sentire tutti. Pier Silvio è furioso con Alfonso, staff e quasi tutti i coinquilini. Al 90% sarà l'ultimo anno di Signorini. Purtroppo non verranno buttati fuori tutti e cinque. Ci sarà un televoto per quelle bestie che non hanno portato rispetto nemmeno dinanzi la morte. Iniziamo a dire addio a qualche M, sperando di non ritrovarli in studio. Lunedì dopo la mia diretta tutti a vedere GF,